Eccoci qua, ci siamo, dovrebbe essere venerdì. È uscita, sempre in anticipo per qualche motivo, la prima puntata di Falcon e Winter Soldier. Come la scorsa settimana, come due settimane fa per WandaVision, siamo in streaming su Twitch. Stiamo facendo la reaction in streaming su Twitch, la faremo tutti i venerdì in streaming su Twitch. La prossima settimana sarà alle 7:30 di mattina, perché la puntata esce alle 8 come questa settimana. Dalle puntate, dalla terza puntata in poi, invece, sarà alle 9 di mattina. Quindi la stream inizia alle 8:30 come al solito. Poi uscirà anche l'analisi, tutto il resto, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda questa puntata specifica, ho già fatto un video a riguardo spiegando un pochettino di cose. Se avete dubbi su, non vi ricordate che robe di prima di vedere Falcon e Winter Soldier, c'è tutto. Per chi non avesse mai visto una mia reaction, questa qua è la mia reaction editata con tutti i migliori momenti e la puntata messa in piccolino. Se invece volete la reaction completa, trovate il link in descrizione dove c'è tutta la reaction non editata con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio, così da poter vedere la reaction insieme alla puntata su Disney Plus. Potrebbe però, se voi aprite questo video appena esce su YouTube, il link in descrizione ancora non ci sarà e verrà aggiornato successivamente, però arriva. Per il resto la puntata è già uscita, quindi come detto lanciamoci e andiamo. Tun 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 tun. Inizia subito sopra. È vero, mi ero abituato a fare WandaVision con il riassunto. Ma hanno messo delle scene di WandaVision dentro al logo? Mi è sembrato di vedere Visione sulla sinistra. Iniziamo. E Falcon che stira. Lo scudo. Io l'ho detto, secondo me vanno al funerale di Capitan America, però boh. Come ti sembra? È la voce di Steve da Endgame. Sembra di qualcun altro. Carino il loghetto, molto semplice. È in missione. Questi 5 anni sono stati interessanti. Giusto, perché lui è tornato dal blip. Spazio aereo della Tunisia. Tieni un profilo basso. Basso. Ricevuto. Basso che sì, con quelle alette. Sam, parla Torres. Torres. Lui è l'erede di Falcon. È Joaquin Torres, se non sbaglio. Oh cazzo. Salve Salvino. Oh, eccolo qua, Batroc, il pirata francese. Redwing attivato. Oh sì, il piccolo dronino, la versione aggiornata. Fa volare via il portello. Dico. Oh cazzo, è morto sia il pilota che il pilota di lottatore. Capitano Bazan, andiamo via da qui. Buon voyage. Era perfetto se l'avesse detto. Madonna, che cosa strana deve essere sparare così in cielo. Mato. E l'ha ucciso così. L'ho lasciato cadere nel vuoto, spiattellato una frittata. Buongiorno. Gli ha distrutto il jetpack. Mi sa che non gli si aprono più le ali. Ok, scherzavo. Wow. E se lo porta via. Ah, la faccia tua, Batroc. Ricorda quasi quasi le scene del primo Iron Man. Bello. Oh, bingo, eccoli. Questi sono i tizi di cui preoccuparsi. Ho visto i loro programmi su alcuni forum. Si fanno chiamare Flag Smashers. Non mi stupisce. Ah, gli spezza, gli spezza bandiera. Sono i nomi anche più brutti. Pensano che il mondo fosse migliore quando c'era il blip. Credimi. Ok. Si parla tantissimo di Steve. Circolano teorie. Pensano che lui sia in una base segreta posta sulla luna. What? Nonché maestro di tante pose stoiche. Eccolo Rudy. E questo qui forse è il simbolo più grande di tutti. Quindi è lui che lo l'ha. Era grande l'uomo che lo portava e se n'è andato. È morto. Quindi grazie Captain America. Ma questo appartiene a te. Quindi lui lo rifiuta ufficialmente e lo dà di nuovo al governo degli Stati Uniti. Non è che glielo levano. Ah, lo mettono nel museo dello Smithsonian. Poi però lo danno a Agent USA. Perché non hai preso il suo posto? Quando Steve mi parlò dello scudo, le prime parole che mi vennero furono: mi sembra di qualcun altro. Lui non si sente degno di poter portarlo. E Bucky come entra in questa situazione? Ah, ma è Bucky! È un incubo! È un incubo! Non è lui! Aveva il braccio diverso, Bucky, perché ora è nero e di vibranio. Regola 2. Qual era la numero 2?
Nessun ferito, questa è importante. E perché non è la numero uno? Ci sono delle persone che vogliono aiutarla e che si può fidare di loro. Si fidava solo di Steve, per questo che non parla con nessuno, penso. Da quando è che ha cominciato a rimproverare i suoi pazienti? Riecco il blocchetto. Visto che ha smesso di lottare, che cosa vuole James? Potrebbe tornare in Wakanda. Fermo, che c'è? Che fai? Eh? È spazzatura. E adesso gli metto il calmo. È solo spazzatura. Lui vorrebbe chiederle un appuntamento. Ci vengo. Azz, bravo il nonnetto. Watashi no Musco. Care dai fuko dai skidata no. Lui lavorava all'estero. Oh no. E venne ucciso. In Sokovia. Questa storia non mi ha mai convinto. Non penso che sia stato lui. Ah, oppure sì. Lui è diventato amico con il signore proprio perché gli ha ucciso il figlio, evidentemente. Sì, tutti. Eccola. Li portiamo alla messa. Sara. La barca resta a galla con lo scotch e le preghiere. Poi tu sei partito per combattere il Dottor Spazio mentre io ho tirato avanti per 5 anni. Il Dottor Spazio? È molto bello comunque, è più nella vita normale. Mi piace. La ragazza. Aspetta, quanti anni hai? 106 anni. Come mai i guanti? Ho dei problemi di circolazione. Quindi nessuno lo riconosce. Come se non sapessero chi è, che... strano però. Hai dei fratelli? Ho una sorella. F4. Mancata, bevi. Ha una sorella? Ma aveva, cioè, oh. Scusami. Ti senti in colpa? Va da lui a dirglielo? Quindi non era un incubo, cioè era un incubo quello lì, però era un ricordo. Dovevo offrirti il pranzo. Te la fa a dirglielo? Non si arriva mai in orario, o arrivi in anticipo o in ritardo, scegli tu. Ok, ragazzi, vi voglio bene. Niente videogiochi. A dopo. Giochiamo ai videogiochi. Ma questo qua era il militare di prima, quello che stava in Tunisia. Eccola! Eccola lei. Cioè, usano la folla, tutti vestiti con la stessa maschera, per nascondere la rapina. Madò! Io non lo so chi è che comanda qui, ma devo dichiararti in arresto. Riprovaci un'altra volta, va? Secondo me loro hanno il siero del super soldato. Gli Avenger? Ci sono, Falcon! Sì! Sì! Sì. Mi sa il suo amico Horace, esatto. Quindi questo è il leader dei Flag Smashers? È forte. Molto. Era davvero. Sono spariti appena finito l'attacco. Tu dici che può essere... Poi ne riparliamo. Che può essere? Okay. Ah, il siero, forse? Ci sentiamo vulnerabili tutti i giorni. US Agent. Qualcuno che possa essere un simbolo per tutti noi. Diamo insieme il benvenuto al nostro nuovo Captain America. Eccolo qua. Ammazzo, appena gli ha dato lo scudo, subito a ridarlo a qualcun altro. Ok. Oh, belli questi titoli di coda. Sembrano quelli di Capitan America Winter Soldier, forse, con le ombre, non ricordo. Però mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto calma. Devo dire che per come era iniziata pensavo andasse molto più dritta. Invece è iniziata subito col picco d'azione e poi ci ha fatto vedere il mondo normale. Il che è una cosa che manca spesso, vedere l'aspetto umano degli eroi, no? Vedere la loro quotidianità, cosa che c'era anche in WandaVision, per dire. Però lì era molto diverso. Qui è proprio una quotidianità reale. Sono curioso di vedere la prossima settimana cosa succederà. La durata della prossima puntata non ho idea di quale sia. Naturalmente poi uscirà anche l'analisi. Ci sono un pochettino di cose da dire, ma nemmeno così tante. È molto tranquilla come puntata. C'è qualche easter egg, qualcosina che ho visto in giro, ma niente di clamoroso, essendo l'inizio. Mi intriga molto, se devo dire, più che la storia di Falcon per adesso. Mi piace molto la storia di Bucky. Sono curioso di vedere effettivamente lui come... Lui essendo così vecchio, come si rapporta a tutto ciò, il fatto di essere tornato. O c'è il poster di Capitan America è tornato con John Walker, che è il nome di quel militare che abbiamo appena visto. Sono molto incuriosito. Non penso che ci sia una scena dopo di Lady Coda. Dubito. Ecco Sharon Carter. Ma già ci stanno spoilerando Sharon Carter così. Mostri abominevoli. Ma ci hanno fatto vedere i personaggi che non avevo ancora visto. E Danny Ramirez, se non erro, il nome, comunque il ragazzo quello che è andato in Svizzera, lui dovrebbe diventare poi l'erede di Falcon, come già ho detto. Penso che a fine serie
Falcon diventi Capitan America e il ragazzo diventi Falcon. E forse a questo punto mi verrebbe da pensare che il Bucky possa mollare il titolo da Winter Soldier e tornare in Wakanda, se tanto era tranquillo, essendo lupo bianco. Comunque, è finita, non ci sono post-credit. Grazie mille a tutti per aver seguito questa reaction. Arriverà prossimamente l'analisi, anche se appunto è molto, molto semplice, molto tranquilla. Prossima settimana di nuovo altra reaction su Twitch dalle 7:30, perché la puntata esce alle 8. Quindi ci vediamo al prossimo video, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!